Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, oggi 24 dicembre, puntata piuttosto particolare per la rubrica del Santo del Giorno, in quanto non parleremo di un santo, non parleremo delle vicende di più santi, ma parleremo di quello che la Bibbia ci insegna. Oggi la Santa Chiesa fa la memoria, anzi delle memorie particolari. In primis c'è una più generica commemorazione dei santi antenati di Gesù. Poi, in secondo luogo, vi sono delle figure, sempre da parte di antenati, piuttosto centrate. Quindi abbiamo San Giacobbe, San Jesse e San Rachele, Santa Rachele, la moglie di Giacobbe. Ecco, questo per farci capire che oggi l'attesa, il giorno in cui il Signore nasce, non nasce per caso, non nasce così, non nasce dalla cicogna, ma arriva secondo una generazione di persone che si susseguono. E questo viene tributato, la genealogia, ovvero quella discendenza di padre in figlio che già l'Antico Testamento aveva sottolineato, qui si compie. Quindi anche se Gesù non è direttamente discendente di nessuno in quanto Dio, anzi sono loro gli antenati che sono discendenti da lui in quanto lui è creatore, però la Chiesa ci mette sempre in risalto di quello che è la situazione dove generazioni e generazioni si susseguono ed hanno le loro caratteristiche. Certo, ognuno a modo suo. Sicuramente oggi vediamo alcune figure, magari avremmo, non lo so, visto più che altro Davide, invece vediamo suo padre, poi la coppia di sposi, Giacobbe e Rachele, magari avremmo visto, non lo so, Abramo, cioè tutte quelle figure più centrali che la Bibbia ha dato un certo risalto. Invece oggi no, c'è una commemorazione generica e poi vi è una coppia e vi è appunto il papà di Davide. Questo sinceramente non saprei dire perché abbiano scelto così. Però oggi non è solo la vigilia di Natale, quindi l'attesa, è la commemorazione non solo appunto degli antenati di Gesù, ma anche degli antenati nostri in un certo modo. Ecco, forse oggi che è quel momento in cui ci si incontra per il cenone di Natale, domani sarà il pranzo di Natale, e in questo momento si riuniscono le famiglie, quindi si riuniscono una certa generazione, nipote, figlio, nonna e via dicendo. Ecco, forse è anche questo che noi a volte non sottolineiamo. Oggi si incontra a livello liturgico, anche se poi non ci sarà una liturgia particolare, però a livello di commemorazione, a livello di ricordo, gli antenati di Gesù. Stasera si incontreranno, per chi farà il cenone, o domani per chi farà il pranzo, gli antenati nostri. Quindi la Chiesa come il mondo proseguono parallelamente. Questo per farci capire che in qualche maniera noi siamo legati da una generazione passata, prendiamo il carico di quelli che erano i nostri avi, nel bene o nel male, è la Bibbia stessa che ce lo dice, in cui maledirò per alcune generazioni, dice il Signore, benedirò per alcune generazioni, dirà ancora una volta l'Altissimo. Quindi oggi, per chi ha la possibilità, a mio avviso sarebbe bene far fare una messa per l'albero genealogico, far fare una messa anche per le proprie intenzioni riguardanti appunto quelli che sono stati i nostri avi, quelle persone che se hanno fatto bene, ok, ma se hanno fatto male e qualche cosa hanno ancora da pagare, penso che sia il momento giusto per fare in modo che loro saldino il loro debito. Naturalmente la giornata di domani prevederà grazie particolari,
Sicuramente la messa di Natale, come la messa della Vigilia, hanno quelle caratteristiche particolari in cui si entra in un momento di altissima concentrazione spirituale. Inutile nasconderselo, il momento in cui andremo a messa per la grande attesa non sarà solo incentrata sul fattore numero partecipanti, il bellissimo presepe, la bella omelia del sacerdote, ma sarà proprio la nostra preparazione, il nostro ricordarci che una volta varcate le porte della chiesa, in quel momento noi abbiamo ricordato tutti i nostri avi. Ecco, forse è proprio questo che noi dobbiamo fare, è questo che noi dobbiamo capire. Vi è sicuramente un qualche cosa a cui noi siamo legati. Il legame che parte da Gesù sicuramente finisce al fratello, però vi è anche un legame che parte da una generazione indietro nel tempo e arriva fino a noi. Ecco, tutto è legato, tutti noi siamo legati da fili direi invisibili. È visibile però che le grazie che legano Gesù e i suoi antenati siano parallele alle grazie che legano noi con gli antenati nostri. Sia lodato Gesù Cristo e buona vigilia.